spesso capita di apprendere che il climatizzatore non funziona a dovere, nel senso non fa quella sua attività, non raffredda. Perché succede? Questo perché il gas che noi abbiamo dentro i veicoli, è questa nuova generazione gas ecologico, è gas chimico e ha una certa durata, ha una scadenza. Normalmente durano circa 3 anni, dopodiché cominciano a decadere le prestazioni. E questo gas si deve rinnovare, si deve togliere e mettere quello nuovo con l'olio dell'lubrificazione e tutto quanto. L'importante è fare un controllo al terzo anno per vedere in che condizione è. A volte può avere 4-5 anni e funziona, ghiaccia, si ghiaccia, perfetto, è fortunato. Però molte volte già il terzo anno ha una decadenza del gas e si deve rinnovare. Sì, per prima fase noi colleghiamo i tubi, vediamo che le lancette si muovono, sale la pressione. Aspettiamo che ora si metta in funzione la ventola e verifichiamo quanta è la pressione. Se la pressione non supera i 15 bar, che ora, per ora è superata perché non è attaccata la ventola. Ora è partita la ventola in questo istante, quindi... È partita dalla ventola e vediamo che scende sotto i 15 bar. Quindi l'impianto è scarico e quindi dobbiamo cargarlo perché non è soddisfacente la quantità di gas che ha all'interno dell'impianto. Prima facciamo il recupero. Noi recuperiamo questo gas vecchio e che viene immagazzinato dentro dell'apparecchiatura a 2 bombole, una per immettere il gas vecchio che noi recuperiamo, che quello verrà poi smaltito, e poi abbiamo il gas pulito che poi immetteremo questo gas che ha bisogno il veicolo. Un'operazione che deve essere fatta con una certa frequenza per mantenere anche pulito l'abitacolo e l'aria che respiriamo all'interno dell'abitacolo è quella della sostituzione del filtro? Sì, questo è il filtro antipolline, il filtro dell'aria condizionata o del riscaldamento, perché tanto l'aria del riscaldamento come l'aria dell'aria condizionata passa sempre attraverso questo filtro e quindi è molto importante sostituirlo. Io capisco che la macchina dice uno fa il rinnovo del gas ogni 3 anni, ogni 5 anni, però il filtro va sostituito una volta all'anno. Ora passeremo, ora metteremo iniezione dell'olio. Vediamo quanto olio dobbiamo, qua dobbiamo mettere circa 9 grammi di olio. 9 grammi di olio, ok. Fatto. Già abbiamo messo nell'impianto 9 grammi di olio. Ora procederemo alla ricarica. Carica. In questo veicolo vanno 500 grammi. 0,50 equivalgono a 500 grammi. Do l'ok. E sta entrando il gas. Questo è quello gas che sta entrando, i grammi che stanno entrando. Quando arriva a 510 grammi, perché lui calcola pure i 10 grammi che trattengono i tubi. Già in pochi secondi praticamente già abbiamo caricato? Abbiamo caricato il gas. Questo gas sono per le nuovi veicoli che sono usciti penso dal 2016 in poi, quindi sono una nuova generazione di gas che è ecologico ed è obbligatorio ora caricare le macchine con questo tipo di gas. E io mi sono attrezzato ora già con la nuova generazione di centraline per la ricarica e quindi siamo pronti per fare le ricariche dei nuovi veicoli.